Mario Monti è ancora premier tecnico e non si esprime sul suo eventuale futuro politico, ma all'estero e in Italia tutti pendono dalle sue labbra e se Berlusconi gli chiede di candidarsi alla guida di uno schieramento moderato, il PD e Bersani confermano l'interesse a che Monti abbia comunque ancora un ruolo. Io ho detto al presidente Monti direttamente, l'ho detto anche pubblicamente, che io ritengo assolutamente che questa figura debba continuare ad avere un ruolo per il nostro paese. Il PD pensa per ora a un Monti ministro tecnico in un governo politico o piuttosto presidente della Repubblica e anche il PDL esclude una prosecuzione dell'anomala esperienza di grande alleanza. Mai più un governo tecnico e mai più un governo con la sinistra. Aspetto di vedere se veramente Monti dichiara di essere disponibile a guidare un governo di centro-destra. Dopo ne parliamo. Dalle scelte di Monti o comunque dagli schieramenti e dalle prospettive che si delineeranno nelle prossime settimane dipende anche il contesto economico. Gli investitori chiedono prospettive, quindi stabilità, in altri termini un governo che possa durare senza eccessivi conflitti.